Le flessioni in avanti fanno parte di uno dei principali gruppi di posizioni yoga, insieme anche alle flessioni laterali che vedremo in un altro video. Dal punto di vista fisico, lo scopo di queste posizioni è elasticizzare la catena muscolare posteriore, in modo specifico quella delle gambe, e di massaggiare gli organi interni migliorandone le funzioni vitali. Hanno un'azione calmante sul sistema nervoso, rilassano e tranquillizzano il corpo e la mente, favorendo una condizione di interiorità e raccoglimento. Da un punto di vista energetico, che è uno degli elementi cardini dello yoga su misura, queste posizioni riducono gli elementi aria e fuoco. Sono indicati quindi per una pratica estiva o autunnale o in presenza di un eccesso di uno o entrambi questi elementi che si manifestano con vari sintomi, tra cui infiammazioni, irascibilità, insonnia, rigidità articolare. Nell'eseguire queste posizioni ci sono due particolari errori che sono abbastanza ricorrenti su cui fare attenzione. Il primo consiste nel fare la flessione a carico della colonna e non delle gambe. Questo può essere evitato attivando i quadricipiti. Facendo questo, i muscoli antagonisti posteriori delle gambe e gli ischiocrurali si allungano e quindi la flessione è possibile e facile o perlomeno sicura. Il secondo errore ricorrente è quello di collassare con il petto verso l'addome, cosa che si può evitare tenendo il petto lontano dall'ombelico. Vediamo oggi una posizione di preparazione, una posizione, di flessione da in piedi e una da seduti. Per fare la prima posizione hai bisogno di una cinturina o di un foulard e questa posizione, ho già fatto un video su questa, e ti invito ad andare a vederlo. Anche con il supporto al muro, si chiama gambe flessibili o qualcosa del genere, lo trovi sul blog. E te lo faccio rivedere brevemente ed è importante iniziare a preparare il corpo per le flessioni in questo modo perché andiamo appunto a elasticizzare la parte posteriore delle gambe. Sdraiati sulla schiena con le gambe distese. E fai attenzione, verifica che di mantenere la curva fisiologica nella zona lombare. Con la cinturina avvolgi la punta del piede e distendi la gamba facendo attenzione a non fare questo, a non schiacciare la zona lombare. Se facciamo questo, stiamo facendo una flessione che va a stirare la zona lombare, ma va a stirare poco la parte anteriore della gamba, che è quello che più ci interessa. Quindi verifica che ci sia spazio di passare un dito dietro la zona lombare e mantieni la gamba distesa quanto possibile, avendo cura ad aprire le spalle e mantenerle aperte e appoggiate alla terra. Mantieni per una decina di respiri su di un lato e sull'altro. Può essere che non tutti riescono a salire in questo modo, ognuno avrà il suo modo di fare, la posizione. La stessa cosa si ripete naturalmente, sull'altra gamba. Per una decina di respiri, meglio se di più, meglio arrivare anche a 20, a 30 per una maggiore massima efficacia proprio di distensione muscolare, di allungamento, proprio per un migliore risultato a livello di flessibilità. Anche qua verifichiamo che ci sia spazio sufficiente dietro la zona lombare. La seconda posizione, che è una flessione eseguita da in piedi, è Uttanasana, la posizione di flessione in avanti. E qui è utile avere due mattoncini, che possono essere in base alla necessità, possono essere utilizzati così da sdraiati oppure in orizzontale o in verticale, per ognuno può essere un pochino diverso. La priorità in questa posizione è mantenere le gambe distese, mantenendo le gambe distese, attivare i quadricipiti e lo facciamo immaginando di tirare le ginocchia verso l'inguine. Facendo questo, andiamo ad allungare i muscoli anteriori delle gambe e la flessione è possibile e eseguirla in modo corretto.
Le mani premono sui mattoncini, ad ogni inspirazione, se ricordi, conosci Padabandha, attiva il sigillo dei piedi, senti questa forza che sale attraverso i piedi, attraverso le gambe, nell'inspirazione prendi forza dalla terra e nell'espirazione senti la flessione diventare un pochino più intensa. La posizione si mantiene per 10, 15 o 20 respiri, ognuno con i propri tempi. Ricordatevi che nel caso in cui non si riesce a distendere le gambe, bisogna alzare il mattoncino finché non si riesce a mantenere la posizione con le gambe attivate. Il peso del corpo è distribuito sui quattro lati dei piedi, su due punti nei talloni, due punti nell'avampiede, e anche questa percezione ci aiuta a radicarci alla terra. Molto lentamente si può sciogliere anche portandoci nuovamente a sedere. E infine abbiamo la posizione di flessione da seduti, Paschimottanasana, che è una delle posizioni più difficili di flessione. E anche qua quello che ci importa è attivare le gambe. L'appoggio è sugli ischi, quindi può essere utile sollevare un po' i glutei, sentire l'appoggio sugli ischi, allungare la schiena, e lentamente scendere avvicinando l'addome, la parte bassa dell'addome alle cosce, mantenendo il petto lontano dall'ombelico e scendendo quello che è possibile fare senza forzare, e di nuovo percependo nell'inspirazione l'attivazione e la forza che sale tramite le gambe e nell'espirazione l'allungarsi della schiena e il flettersi della schiena. Non è importante quanto si scende. Anzi, è importante anche qui distribuire la curva su tutta la colonna vertebrale, evitando di ingobbirci, di chiudere le spalle. Quello che è possibile fare appoggiando le mani ai lati delle ginocchia oppure afferrando le caviglie o i piedi. Ricorda che è la qualità della presenza che porti nella pratica che conta e non l'intensità della flessione. Ci sarebbe molto di più da dire rispetto alle flessioni in avanti, ma spero che tu possa avere trovato utili indicazioni in questo video. Questo e molto molto altro viene approfondito nell'Accademia Yoga su Misura. Per saperne di più, contattaci ora. Lascia un commento qui sotto ed iscriviti a Passione Yoga per diventare anche tu, insieme a migliaia di altre persone, parte di questa meravigliosa comunità. Così facendo, riceverai ogni settimana contenuti gratuiti ed esclusivi per la tua pratica. Ci vediamo dentro. Namaste.